Ciao ragazze, allora sono tornata con un nuovo video. Come potete vedere dal mio pessimo aspetto, mi sono fatta la base per non farvi mettere paure, insomma. E il mio toppino storto vi saluta anche lui. Questo sarà un video tutorial del trucco naturale che vi ho postato qualche giorno fa, sia su Facebook che su Instagram. Una ragazza mi aveva chiesto se potevo girare il tutorial perché le trovavo molto, molto carino. È un trucco davvero molto semplice, ci vuole davvero poco per realizzarlo e l'ho trovato molto utile per le ragazze che devono andare a scuola, che non vogliono impiegare molto tempo la mattina per truccarsi, o anche per le ragazze che devono andare al lavoro ma vogliono essere carine e presentabili in poco tempo. Allora, la base che ho fatto l'ho realizzata con la BB Cream della Midas che ve l'ho mostrata nei prodotti top, mi ci sto trovando bene. La mia è nella tonalità bronzo lucido, ma c'è anche per le ragazze magari che non amano un finish brillante, perché questa dà un tocco luminoso al viso molto molto bello, vi consiglio la bronzo matte che non presenta perlescenza all'interno, quindi non ha un effetto illuminante, ma tende a mattificare l'incarnato. Mi piace, come vi ho detto già nel video precedente, perché si stende bene, dà un tocco luminoso al viso e dà un'ottima durata e anche una buona coprenza, pur essendo una BB cream. Come correttore, tra l'altro, non ho fatto nemmeno le sopracciglia perché molte ragazze mi fanno i complimenti per le sopracciglia e quindi vi voglio girare diciamo, come faccio le sopracciglia. Comunque, ho utilizzato come correttore questo qui della palettina di Mua, la Pro Base, nella tonalità medium rose, perché ha varie colorazioni. Ho utilizzato questo perché ha anche un tocco di aranciato all'interno, quindi per l'occhiaia è perfetto. Adesso vado ad mattificare il tutto e a fissare il tutto con una cipria e utilizzo questa qui di Starlux. Tra l'altro, voi dovete sapere che prima volevo girare anche il tutto, insomma, con il mio pessimo aspetto, senza un filo di trucca, però come una cazzona mi sono scordata la cipria. Per non farvi vedere il mio pigiama osceno, non vi prendete paura perché io poi utilizzo il pennello e per non sprecare, insomma, il prodotto che fuoriesce. Comunque, per non farvi vedere il pigiama ad andare a prendere di la cosa, ho stoppato e ho aperto, insomma, il video con già la base fatta. Infatti vi stavo raccontando diciamo, le macchiette al lavoro da mattina che mi scoccio di truccarmi e vado, insomma, senza trucco perché davvero mi scoccio. I miei clienti il pomeriggio, che vado ovviamente truccata, non mi riconoscono, quindi vi lascio immaginare io senza trucco che mostro sono. Comunque, infatti, la mia autostima sta andando all'aceto, si può dire, perché molti esordiscono, ma tu sei la stessa ragazza di stamattina, ti vedo un po' diversa e ci credo perché voglio dire, con gli occhiali poi non è proprio, insomma, arte mia, insomma. Il trucco, meno male che c'è, insomma. Abbiamo messo la cipria, tra l'altro mi piace molto questa di Starlux perché è una polvere molto fine e trasparente. Peccato che l'ho trovata nella Starbucks. Se vi interessa, vi lascio giù nell'info box il link della review di questa box. È una box di prodotti americani solo di make-up ed è davvero buona. Adesso vado a disegnare le sopracciglia. Sto utilizzando in questo periodo questa matita qui di Make Up Forever, l'avevo accantonata, però adesso la sto riutilizzando e non mi ci sto trovando male. L'accantono soprattutto in estate perché non mi piace, si scioglie e mi crea problemi. Vado a disegnare le sopracciglia.
Ecco fatto. Ovviamente, oh, rifacendo le sopracce ci vuole un pochettino più di tempo, però per le ragazze che non amano, insomma, l'effetto finto alle sopracce come le mie, fate insomma subito. E inizio a fare anche l'altra. Vado a sfumare un pochettino. Tra l'altro, se vi interessa questa matita qui della Make Up Forever, io vi consiglio di comprarla in fiera perché da Sephora costerebbe 24 euro. Perché in fiera io l'ho pagata su intorno agli 11 euro 2 anni fa, quindi. Dato che lì c'è lo sconto quasi del 50% su vari prodotti e via discorrendo, quindi sicuramente ha un costo di 24 euro. E sinceramente, per una matita di per sopracciglia 24 euro mi sembra un prezzo un po' eccessivo, anche perché in estate questa qui non si può utilizzare perché non è proprio cosa. Allora, io poi vado a delineare le mie sopracciglia con il correttore. Quindi vado ad utilizzare un pennellino di questo tipo qua e vado a delineare le sopracciglia. Vi ho detto che questo trucco ci vuole pochissimo tempo, in verità sì, sono io che. Mi piace insomma disegnare le sopracciglia, sinceramente ci impiego un po' più di tempo per le sopracciglia, ma è uno step insomma facoltativo perché molte di voi utilizzano le polveri o qualche altro prodotto che insomma fate subito. Poi a me piace delinearle con il correttore, quindi vari step insomma che io faccio sempre, quindi non ne posso fare a meno. Prendiamo un altro po' di correttore, ahia, mi sono quasi distrutto un braccio. Come potete vedere, ho cambiato location perché dalla cucina penso si vede un po' di più perché c'è il balcone, quindi un po' più di luce o c'è, insomma. Fatemi sapere che ne pensate. Ed ecco fatto. Adesso vado ad utilizzare un primer e vado ad utilizzare questo primer qui della Catrice, quello lì che mi ha regalato Mara, della collezione Match Point. E questo qui, questo primer qui può essere utilizzato sia come primer occhi che come illuminante.
e lo sto provando e devo dire che è buono per tutti e due gli usi. Un peccato che purtroppo è una collezione limitata di Catrice e non so se allo stand adesso la potete trovare, anche perché io qua Catrice non c'è proprio, quindi non vi so dire. Vado a stendere il primer. Piace perché allora, è un primer colorato che uniforma quindi tutte le discromie della palpebra e dà anche un tocco luminoso. È tipo un color carne con qualche microglitterino, però un finish satinato, non shimmer. Adesso vado a prendere l'ombrettino di Xea, questo qui, che è lo. Il rosa, se non sbaglio, lo 021, se si può leggere. Sì, lo 021 rosa. Utilizzo questo tipo di pennello qui, anche perché lo vado a mettere su tutta la palpebra. È tipo un color cipria, mi piace molto. E hanno un'ottima tenuta questi ombretti, al finish è matte. E come potete vedere, non lo so, mi piace. È molto naturale come colore, però mi piace, dà un bel colore alla palpebra. Bello. Mi sembra quasi tipo il colore del Paint Pot di MAC, il Painterly, che mi farò regalare per il mio compleanno. Però non sapevo che comprare alla MAC è tipo impossibile, tipo che devi chiamare, non c'è mai niente disponibile. Infatti tutto quello che ho chiesto praticamente nello store non c'era, poi non lo so, i miei amici come faranno, poverini. Tra cui anche il Ruby Woo di MAC, che è qualcosa di fantastico. L'ho provato, che lo tiene una mia amica ed è divino, davvero divino. Ed ecco qua. Adesso vado ad utilizzare questo mascara qui, che è il mascara di Benecos, quello lì naturale. Ed è il mascara Natural Multi Effect Mascara, che in un primo momento non utilizzavo con piacere, forse perché era un po' troppo liquido. Adesso che si è seccato un pochettino, mi piace anche l'effetto che ha sulle ciglia, perché le allunga moltissimo e gli dà un bel effetto naturale. Tra l'altro è un mascara naturale, quindi senza schifezze all'interno, è davvero insomma valido secondo me. La Benecos è una marca low cost di prodotti naturali, quindi se è un prodotto anche low cost, io vi dico la verità, me l'hanno mandato per prova. In primo momento non mi piaceva perché era troppo liquido, mi dava un brutto effetto sulle ciglia, non lo so, me le appiccicava tutte, non me le volumizzava, non le allungava e quindi le aveva accantonato. Adesso che si è fatto tipo un pochettino più denso, vedete la differenza tra un occhio e l'altro. Comunque dà un bel effetto naturale alle ciglia, che per un trucco da giorno, un trucco naturale apposta, appunto, è buono. Ci faccio più passate perché tanto non le indurisce le ciglia. Anzi, le allunga, come potete vedere. L'unica cosa che non mi piace di questo mascara è che puzza un poco. Cioè, no, non ha un odore, è tipo un odore di erbe, non lo so, è strano. Rispetto a tutti gli altri mascara che ovviamente non hanno prodotti naturali all'interno. Vedete com'è carino? Mamma, il mio occhio senza mascara è qua, orrendo. Comunque, secondo me, vado a fare questa operazione anche dall'altra parte.
Sto attenta a non sporcarmi, anche se devo dire la verità che questo scovolino, vedete com'è, è molto piccolino, mi permette di essere un po' più precise. Ecco, come non detto, aspettate, utilizzo il mio asso nella manica, la mia cosa spugnettina e vado a togliere. Il prodotto. Dopo ci passo un po' di ombretto e abbiamo risolto più o meno. Questa è la mia tecnica quando mi sporco. Tengo questo pennellino con queste due spugnette e le utilizzo quando mi sporco con il mascara per... Prendo il pennello di prima, sporco dell'ombretto di prima e ci vado a passare. Vabbè, prendiamo un altro po' d'ombretto, va. Giusto per essere un po' più precisi. Esatto. Continuiamo con l'applicazione del mascara, sperando che non mi butto secce da sola. Ecco qua, questo è l'effetto del mascara di Benecos. Come potete vedere è molto naturale, molto carino come effetto, fa tipo gli occhi a bambolina. Metto un po' sotto. E adesso come blush vado ad utilizzare questo qui della Beauty UK, con le tonalità pescate ed è il blush numero 4 Orange. Per applicarlo vado ad utilizzare questo pennello della Nashi, questo qui angolato, e vado a prelevare le tre tonalità centrali, la più scura, la media e la più chiara. Sorrido. Vedete com'è bello. Ha un'ottima durata questo blush ed ha un colore stupendo. Sono contenta di averlo acquistato al Cosmo Prof. Tra l'altro ho pagato una miseria, tipo 1 euro, e sono contenta, insomma, del mio acquisto. Allora, nel trucco che avevo in precedenza, sulle labbra andavo ad utilizzare il Baby Lips della Maybelline, però questa volta voglio utilizzare il lip gloss della Coca-Cola che mi ha mandato Mara, perché è davvero molto simile. Ve li faccio vedere sbocciati per rendervene conto. Eccoli qua. Questo qui forse va. Ah no, sono proprio quasi uguali. Questo qui della Coca-Cola è un po' più sul rosso, questo qui è tipo un rosso ciliegia, anche perché questo è il Cherry Me di Maybelline, quindi. Comunque voglio applicare questo qui, questo gloss della Coca-Cola, anziché il Baby Lips, che è davvero buono. Lo sto provando e mi ci sto trovando bene. Molto carino. Ed ecco qua.
Il trucco, ragazze, è finito. Come potete vedere, avete un aspetto più fresco, curato. È un trucco che non ci vuole molto, vi ripeto, sono 20 minuti di video, ma perché io ho fatto le sopracciglia come sono solita fare, perché insomma, non mi trovo io se non faccio tutti questi step e via discorrendo. È molto molto semplice. Sembra che tengo due patacche cocozza sulle guance, ma vi assicuro che non è così. Comunque, questo, ragazze, è il trucco. Io spero che vi può essere utile, perché comunque è un trucco che ci vuole poco. Ci vogliono pure pochissimi prodotti. E niente, io vi mando un forte bacio. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, ragazze!